Quando è stato il film? Vedi se ti ho sorpreso, se questo non vengo. Mi vendi a te? Benvenuti a tutti a questo momento che vuole essere commemorazione ma anche ringraziamento. Ringrazio Fra Francesco Di Leo, rettore del Santuario di San Pio da Pietrelcina, vicario provinciale e presidente di questa realtà, e anche Fra Nicola Monopoli, che è il responsabile specifico dei frati per Teleradio Padre Pio, per avermi dato l'onore di parlare anche a nome loro in questa circostanza. Soltanto un inquadramento storico per comprendere il perché di questa cerimonia. Il 19 maggio del 2001, quindi poco più di 20 anni fa, Raffaella Carrà ha dato la sua disponibilità a tagliare il nastro inaugurando questa sede. La sede di una realtà che era una radio consolidata, ma che cominciava a muovere i suoi primi passi come televisione, ma come web TV. Ed è cominciato un percorso di conoscenza e di amicizia di Raffaella e di Sergio con i frati e anche di conoscenza della figura di Padre Pio. Un percorso che ha portato poi Raffaella e Sergio a diventare autori di un programma televisivo che è stato realizzato in occasione della canonizzazione di Padre Pio. Una settimana dopo è andato in onda su Rai 1 questo spettacolo che si chiamava Un uomo che si innamorò di Dio. Sergio ha firmato anche la regia, Raffaella conduceva, oltre ad essere stati loro fra gli autori. E proprio 2 giorni prima di questo spettacolo, nella circostanza di una conferenza stampa che si è svolta sempre qui in questa sede, Raffaella dichiarava questo percorso di innamoramento nei confronti di Padre Pio. Un percorso che evidentemente è continuato fino a poco prima che terminasse il suo cammino terreno, tanto da esprimere il desiderio di una messa da parte dei confratelli di Padre Pio. E quindi noi non soltanto vogliamo dire a Raffaella grazie per la sua disponibilità in queste 2 circostanze, nel 2001 e nel 2002, vogliamo dire a lei grazie anche per la grande donna che è stata, che noi abbiamo avuto modo di conoscere in questo periodo in cui è stata qui a San Giovanni Rotondo per preparare anche questo spettacolo, è stata per diverso tempo insieme a Sergio qui. E ora vogliamo dire grazie a Raffaella in un modo particolare perché resti a futura memoria. Grazie per la sua umanità, grazie per la sua disponibilità, grazie per la sua amicizia, scoprendo una lapide che ricorderà i passaggi di Raffaella da questa sede. Il 19 maggio 2001 Raffaella Carrà inaugurava questa sede del Centro Comunicazioni Sociali dei Frati Minori Cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia. Il 4 settembre 2021, a 2 mesi dalla sua morte, in occasione del passaggio delle sue ceneri a San Giovanni Rotondo, questa lapide, a perenne memoria, rende omaggio e senso di gratitudine alla sensibilità e all'umanità della donna e dell'artista che ha imparato ad amare Padre Pio, lo abbiamo ascoltato anche dalla sua voce, animata da sincera devozione e stringendo vincoli di semplice e discreta amicizia con i suoi confratelli. Termina così questa cerimonia laica che vi ricordo è un corollario rispetto alla celebrazione eucaristica che rappresenterà il momento più importante per il quale l'urna con le ceneri di Raffaella è qui a San Giovanni Rotondo. Domani alle 11:30 nella chiesa di San Pio, e questa celebrazione verrà trasmessa anche in diretta sulla nostra Padre Pio TV, che come Raffaella aveva previsto
ormai è diventata una TV nazionale e quindi aiuterà tutti coloro che hanno voluto bene a lei, tutti coloro che l'hanno stimata, tutti coloro che l'hanno ammirata, a pregare insieme ai frati in suffragio della sua anima. Era lei. Molto bene, complimenti. Grazie. Credo abbia voluto immortalare due sorrisi che hanno comunicato tanto. Sì, sì, sì. Il mondo. Per te, per... Grazie mille. Mm-hmm. Molto, molto bene. Grazie. Per Santa Marinella.